Uno dei poli di attrazione della Sala Africana del Museo di Storia Naturale di Venezia è, senza ombra di dubbio, la mummia di piccola statura che riposa in una teca accanto ai resti ugualmente mummificati di due coccodrilli. A chi sia appartenuto questo corpo femminile ce lo spiega lo stesso Giovanni Miani in una nota relativa alla sua prima spedizione alla ricerca delle origini del Nilo. Le tombe dei sacri coccodrilli si scopersero per caso di rimpetto Manfalut, passando per il villaggio di El Mahada, cioè il luogo della buona gente. Andando sulla piattaforma della catena arabica, un'ora circa dal villaggio, trovasi un buco più naturale che artificiale, e di là si penetra nella difficile grotta ove milioni di coccodrilli sono stati tumulati. Avanzando per ben 200 metri, ecco i grandi rettili sacri, nel mezzo dei quali stanno sepolte delle mummie umane senza cassa. Forse queste erano le sacerdotesse che nutrivano il dio Sevec. Sevec o Sobek era una divinità legata all'acqua che veniva onorata nutrendo gli animali a lei consacrati, i coccodrilli. Il corpo della mummia aveva il volto dorato e fino a pochi anni fa era ancora possibile rilevare delle tracce d'oro sulla cute. A Venezia però per svariati decenni, forse più di un secolo, si ritenne che la mummia appartenesse a un pigmeo. Quando Miani morì nel corso della sua ultima spedizione, tra i suoi beni rimasti che furono inviati in Italia, vi erano infatti anche due pigmei della tribù degli Hakka, dono del re Munsa all'esploratore. Thibaut e Shair Allah, questi erano i nomi datigli dallo stesso Miani, erano alti 88 e 78 centimetri. A quei tempi in Europa nessuno aveva mai visto dei pigmei, anzi si era propensi a pensare che fossero delle leggende. I due pigmei quindi portati a Roma divennero immediatamente famosissimi, furono addirittura ricevuti a corte. Il più grande dei due morì però di tubercolosi abbastanza presto, nel 1883. Il secondo invece venne addirittura arruolato nella Guardia di Finanza. Successivamente il carattere divenne indocile e venne rimpatriato. Di lui non si seppe più nulla. Ma la leggenda ormai era nata e il corpo della sacerdotessa, custodito al Museo di Storia Naturale, per tutti era diventato il corpo, la mummia del pigmeo.